Brasile, per esempio, che conosciamo l'Italia, tante volte attraverso delle cose epidermiche, delle cose superficiali, e che rimangono nella nostra mente come se fosse tutto di un po'. Che ha fatto in un modo così intimo e che è così legato anche all'Europa, perché le nostre radici sono anche qui, noi siamo anche un popolo trapiantato e siamo anche legati all'Africa in modo straordinario, perché gli africani hanno dato il sangue, la vita, la forza del lavoro al paese, e siamo legati agli indios che purtroppo abbiamo sterminato e continuiamo con la nostra civiltà piena di menzogne a distruggere.
là, ti esprimi un poco, anche quando si parla d'amore, anche quando si parla delle cose più ovvie, c'è sempre un timbro, quel qualcosa che fa vedere l'animo di un popolo. E quindi volevamo cercare di darvi un po' della poesia della nostra terra. Amo dire questo pensiero delle volte a certi amici qui in Italia, che tanti anni fa le caravelle sono partite dal continente europeo e hanno portato tante cose belle e anche tante tragedie. Tanti anni fa sono andate verso l'America, però mi sembra che ora, in un modo o nell'altro, con i dolori, anche con le cose negative, ma anche con tutta la bellezza che l'Europa può scoprire in noi, è ora. Adesso le caravelle stanno tornando.